Vede ancora. Vabbè, cominciamo. Allora, buongiorno a tutti, buonasera, buonanotte, come chi lo sa quando ci ascolterete. Buongiorno a, perché per noi è il giorno a Beppe Carletti. Buongiorno a te, trovato noi. Bello rivederti. Dopo noi tanti anni, però le persone che si vogliono bene possono passare gli anni. Quello, io guarda, mi ricordo, ma forse l'88, l'89, la prima conferenza stampa con i Nomadi. Sono uscito, eravamo in quel ristorante, fermi, finito di mangiare, finito di chiacchierare, certo. La conferenza stampa e uno dal CGD disse, beh avete finito, e tu dicesti, ma no, ma lui è un amico, io mi sento tale da quell'anno là. Allora noi siamo qua per parlare di questo disco che si chiama 50 più 1, certo. Perché il signor Carletti porta questo peso, perché secondo me è anche un peso, sì, una responsabilità. Da 50 anni. Da 50 anni. Che cosa vuol dire dopo 50 anni riprendere in mano tutta la propria storia e rivederla? Beh, vuol dire innanzitutto esserci ancora, questa è una cosa bella. E rivedere le canzoni incise ormai da 40-50 anni è una bella soddisfazione, perché un po' ci siamo fatti un po', mi sono fatto il tributo, mi sono fatto il mio tributo che ci è anche dovuto per certi versi. Poi come dicevi te la responsabilità è tanta, l'eredità è stata una bella eredità, però va rispettata, Augusto va rispettato e va sempre ricordato, comunque grazie a lui sì, io sono qua adesso che sto parlando con te e quindi sto 50 più 1 è anche un tributo ad Augusto. Il signor Carletti non ha mollato, questo no. È una grossa cosa, però anche dall'anno zero è stata la persona che con Augusto sceglieva i pezzi, anzi io che non ho visto lavorare so quanto in realtà voi avevate proprio due figure distinte, Paolo e Flora, esatto. Ma chi comunque ha sempre mandato avanti la baracca, le musiche, le cose, perché c'era la totale fiducia uno dell'altro. Ma questa vedi, perché un gruppo esiste, capito? Noi perché abbiamo fatto 30 anni, Augusto, io dico sempre senza mai avere dell'incazzatura, assolutamente no, neanche urlato, si parlava, ma però uno si fidava dell'altro, certe cose, lui mi diceva, oh, se va bene te, vuol dire che va bene. Quindi rincidere queste canzoni qua è un po' riscoprire Augusto, no? Adesso molti chiamano i nomi di queste canzoni, le hanno già sentite e risentite, però queste sono in versioni nuove, suoni nuovi, alcune canzoni sono state riarrangiate totalmente. Beh, non avrebbe avuto senso di fare un'ennesima copia. È chiaro che sai, con una voce nuova giustamente devi dare la possibilità a chi c'è adesso di potersi esprimere, far sentire la gente, perché lui le canta le canzoni con una sua personalità ben precisa, diversa da chi l'ha preceduto, ma proprio diversissima, evolutamente. Come fai a, quando senti cantare una canzone che hai sentito nella tua storia da ragazzino, cantata in una certa maniera, ad accettarla cantata in un altro modo? Ma sai, la musica è incredibile, sai, la musica, quando tu ami una canzone, capito, non, cioè io se sento, non so, per lì, ti sento un giorno insieme, prima qualche un giorno insieme che la cantava Augusto, adesso la sento cantata da Cristiano, non è la stessa canzone. E la cosa bella è questa, perché assume un altro aspetto questa canzone qua. Uno dice meglio di prima, nessuno dice questa è meglio adesso di quella che l'ha preceduto. Però non avrebbe neanche senso. Non avrebbe senso. No. Però questa ha dato una sua interpretazione, quindi io non è che sento qualcosa dentro che mi fa star male. Sento qualcosa alla fine che mi fa star bene, perché dico, beh, una canzone che abbiamo scelto tanti anni fa, adesso la ricantiamo ancora, la riproponiamo. E quindi questo grazie ad Augusto. Sì, grazie ad Augusto. Quanto ti influenza il tipo di voce, il tipo di cantante che hai davanti per come le arrangi? Cioè tu comunque hai, tu sei il depositario del suono, sì, dei Nomadi, sì. Hai quest'idea di suono e giustamente il cantante nuovo si adatta a, sì, questa casa già arredata, o sposti un po' i mobili? Ma guarda, qualche mobilino si sposta, qualche comodino qua e là va spostato giustamente, perché il modo di essere di Cristiano era totalmente diverso da Augusto così. Quindi ci sta, però io credo che anche Cristiano si è adattato moltissimo al nostro essere, perché noi non possiamo poi fare da così a così. No, questo non sarebbe bello per noi. La nostra storia. Sì, per la nostra storia sarebbe brutto, perché vorrebbe dire rinnegare quello che è stato. Invece abbiamo cercato un mix, no? Che siamo riusciti a fondere le due cose, il nostro modo di suonare col suo modo di cantare, che ha influenzato e influenza anche noi. Guarda, ti dirò, influenza di più casomai live che sul CD, certo. Capito? E questo è bello, però, insomma. Quindi sono 50 anni, dico sempre, spesi bene.
Senti, ma 50 anni spesi bene, anche se non li dimostri, ti ho fatto complimenti prima, sì. Lo posso fare anche pubblicamente. Bravo, la, grande forma, la musica fa bene, suona la musica fa bene. Quando hai cominciato 50 più un anni fa, avevi sotto le mani degli strumenti. Oggi c'è tutt'altro, l'elettronica, i suoni, le sonorità. È cambiato anche il tuo modo di suonare in questi 50 anni? Ovviamente, per tanti aspetti, sì. Ma proprio come concezione della musica? No, io ho sempre gli stessi strumenti. Sotto mano, loro sul computer, io a suonare, sono... Dixette. Cioè, adesso non c'è mica più Dixette, ma c'è chi. C'era il suono della Yamaha, sì, il suono lo vado a cercare, c'è un pianoforte Yamaha. Uso ancora l'organo Hammond. Quello vero, quindi quello sì, con Leslie, con il bravo, proprio con Leslie, quindi tutta roba originale, tutta roba che è vera, calda, che io non riuscirei ad essere diverso, però chiaramente anch'io qualcosa sicuramente sono cambiato, perché sai, confrontarti con dei musicisti, sai, con tutti i cambi che sono stati i musicisti, ognuno di loro mi ha dato qualcosa. Ma ha cresciuto dentro di me, capito, culturalmente e musicalmente, volevo dire, che mi ha fatto bene. E allora vedi che poi delle volte, io credo che purtroppo la vita dei nomadi è così, è andata in questo modo qua, però questo andare e venire di musicisti, ogni tanto succede qualche cambiamento. Non è anche troppo spesso, però. No, insomma, però. Perché almeno 10 anni si fa, almeno 10 anni di nome bisogna fare. C'è chi ha fatto anche meno, ma comunque. Va bene, ma però tutto questo fa in modo che i nomadi si rinnovano continuamente. Sai che nella negatività bisogna trovare la positività. Mai voluta, mai cambiamento, mai cambiamento è stato voluto da Carletti, che sarei io, neanche da Augusto ai tempi, quindi le cose sono sempre andate, dico io, come dovevano andare. Chi ha scelto un'altra strada l'ha scelta, non è che è stato mandato via e per forza di cose, l'ha scelta perché giustamente uno può sentirsi più o meno in gabbia, può sentirsi in tante cose, e chiaramente la vita cambia, chiaramente essere nei nomadi vuol dire essere nei nomadi, quindi ci sono dei impegnativi, regole da rispettare, e questo è importante. Senti, un altro discorso, sempre guardando 50 anni di storia, una volta uno dei più belli aneddoti che ti ho sentito raccontare, quando a inizio carriera stavate per fare il disco con queste canzoni di Guccini e vi proposero un giovanissimo Battisti. Voi sceglieste la strada che era più sul vostro cuore, sì, sui vostri pensieri. Che cosa in tutti questi anni ti ha sempre fatto pensare, come quella volta lì, che le canzoni che andavi a incidere erano su quella strada? È una questione di emozione, una questione di contenuti, un insieme di queste cose. Ma io credo che, guarda, quando ripenso questo aneddoto qua tra la scelta tra Battisti e Guccini, chiaramente non abbiamo fatto fatica a scegliere, perché io vorrei che tutti avessero questa possibilità di avere un Battisti e un Guccini da dover scegliere. Esatto, perché o uno o l'altro sono su diversi pianeti, però entrambi, cioè Guccini è un grande poeta, Battisti è un grande autore, insomma, che è diversità, però valido. E comunque quando io ci penso, dico, cioè noi abbiamo la faccia per cantare Dio morto, noi non ci saremo. Capito? Cantare mi ritorna in mente, forse non avevamo la faccia, hai capito? Augusto sicuramente non la sentiva proprio sua. No. Cioè Augusto hai capito, quindi io dico sempre, c'ho il physique du role. Tu quando canti una canzone devi essere credibile, sì. E lo sei se la canzone la senti. E Augusto quando si sedeva, abbiamo sentito Guccini, poi anche noi abbiamo cantato Un pugno di sabbia, sì, Il vagabondo, non è che abbiamo sempre fatto gli impegnati, capito? No, giusto, era giusto mix. Il giusto mix, perché è giusto che, io dico, che nell'arco di 50 anni un musicista, un gruppo in particolar modo, può spaziare, ci sta che spazi un pochino tutto, capito? Poi dopo si ritorna poi sempre, sai, più o meno alle origini. Perché noi ti ho parlato di quelle canzoni lì, da Un pugno di sabbia e Io vagabondo, ma dopo 5 anni siamo ritornati, non dico indietro, però sul nostro essere, che era l'essere iniziale, insomma. Diciamo che è un po' un circolo, e ogni tanto si ripassa da alcune stazioni. Si ripassa da alcune stazioni, siccome abbiamo questa fortuna qua di poter ripassare, perché non tutti ce l'hanno, perché... Cioè, purtroppo perché avete visitato tante stazioni. Bravo, sì, ma c'è chi il treno si ferma una stazione una volta sola, se non prendi mica quello sei fregato. Noi ci abbiamo sempre creduto nel nostro essere, nel nostro modo di fare,
Sai, noi poi tu ci conosci bene, soprattutto tu ci conosci questa negli anni, ho questa negli anni 80, dove Augusto ed io eravamo stati per un po' di tempo senza case quadrate, dove nessuno ci voleva, nessuno credeva, beh, tu lo sai la storia. Ma stiamo dire che forse uno dei primi a ricredere questo alle droni? Sì, bravo, infatti lo stavo per dire. Noi tanti siamo stati i primi. Siamo stati i primi artisti indipendenti contro voglia, perché nessuno ci voleva. Però ci ha fatto bene. E il primo a credere nei nomadi è stato Re Droni. È vero, ci inseguiva da tutte le parti, con le cosmerine, bellissimo, ha fatto uno special Italia 1 forse. Sì, sì, su Italia 1. Veramente, veramente, raccontando che eravate. E lui una volta è venuto al nostro raduno Casal Romano, penso sia stato l'89-90, lì si è reso conto, lui ai nomadi sono sempre piaciuti, ma lì si è reso conto della potenzialità che avevano ancora i nomadi. E questo è stato veramente bello, io dico sempre grazie a lei, perché, e lui mi dice grazie a me perché mi hai dato tante cose che non hai dato ad altro. Certo. E questo ci sta. Certo. Senti, ma sinceramente, quando avete suonato Noi non ci saremo la prima volta, tu pensavi dopo 50 anni, questo te l'hanno detto in tanti, saresti stato ancora qui? E ancora così? No. Come te la vedevi? Ma assolutamente, la vedevo avanti un giorno. Giustamente, perché poi noi non sapevamo forse ben, non eravamo ben consci di quello che avevamo in mano, però sapevamo che cantavamo qualcosa di importante, però sicuramente se onestamente non ci ho, pensavo che fra 40 anni la canterò ancora, è impossibile. Questo è veramente dell'impossibile, però quando fai certe canzoni, certe cose, poi anche se tu non pensi lontano a 40 anni, si sente che sono comunque canzoni importanti, che poi che rimangano 10 giorni o 20 anni o 30 è un altro discorso, ma quando una cosa è importante comunque resta importante, che duri poco tanto questo resta importante. Ci sono due o tre pezzi in questo repertorio che ancora, chiaramente quando uno suona una serata giusta emozionano tutti i pezzi, ci sono due o tre pezzi che comunque fortemente ti toccano, che quando li suoni ti suona dentro qualcosa a prescindere dalla serata, cioè diciamo i preferiti, sì. Perché è brutto da dire, no, brutto, c'è talmente tanti che... Se 300 diventa difficile per me scegliere uno. Come... Ma qualcosa che ti emoziona fortemente per me? Ma guarda, qua dipende dal mio stato d'animo in quella sera lì che suono. Casomai, cioè, per esempio, il Vagabondo che dura 25 ore, a me piace ugualmente, capito? Non so, Dio morto, canzone per un'amica, Noi non ci saremo, mi danno la stessa emozione di allora, di quando le ho incise, da quando le abbiamo proposte per la prima volta, perché lì stanno, perché poi la gente che ti trovi, che mi trovo davanti comunque in quel concerto lì, in quella sera lì, è diversa da quella precedente. Quindi le emozioni che mi trasmette... Io posso dire che ho visti tanti di concerti, posso dire che tu... Allora, sai, il nostro concerto, anche se le canzoni più o meno possono essere le stesse, ma è sempre diverso. Basta già la dedica iniziale diversa. Perché cambia tutto, perché noi non siamo fatti con lo stampino, non usando basi di queste cose qua, suonando direttamente. Tutto cambia, tutte le emozioni cambiano di sera in sera. Lo sapete, il pilota di Hiroshima, quando l'abbiamo incisa, che Augusto è arrivato a casa mia con questo testo qua, non è che sono rimasto perplesso, anzi, per Augusto aveva queste cose qua veramente, dell'inusualità del testo. Non poi faceva... tempi... Stiamo parlando degli anni 80 senza casa discografica, quindi ci sto parlando dell'84. Erano tempi di nulla. Di nulla. Quindi tu pensi a una canzone come Il pilota di Hiroshima, oppure I ragazzi dell'Olivo, cioè che parla dei bambini palestinesi. Sai, sono cose che a me rimangono. Non andavano neanche molto di moda in quelli. No, anzi, proprio dopo. Quindi essere stati anche senza volere dei precursori per certi tipi di discorsi, l'uomo di Monaco, sto parlando di testi scritti da Augusto, che sono suoi. E allora io dico, ma quest'uomo qua che scriveva delle cose che non pensava a quello che poteva aver successo, non gliene fregava niente e l'ha fatto bene, perché tirava fuori quello che aveva dentro. Quando abbiamo scritto Il pilota di Hiroshima, ho scritto il testo, per non decevere, però abbiamo scritto la canzone, ci siamo messi lì nella taverna a casa mia, che poi ci saranno dei filmati che lo documenteranno, che è molto bello, dove ci sono testimonianze di come scrivavamo le canzoni a casa mia. Quindi, o i ragazzi dell'Ulivo, ma Augusto ha scritto I ragazzi dell'Ulivo,
perché allora non hanno spiegato, perché fa, ho visto sul TG3 un servizio di disegni di bambini palestinesi che erano tutti in nero e mi è venuta questa ispirazione qua. Quindi Augusto aveva questa cosa qua. Mi ricordo che l'ha anche raccontato. L'ha raccontato, ma poi tu lo conoscevi, l'hai conosciuto bene Augusto. Ho avuto la fortuna di mangiare tante volte insieme a noi. Che era, tra l'altro aveva questa personalità particolare. Si mangiava, noi tutti insieme si scherzava, lui stava zitto in un angolino per mezz'ora. Sì. Poi quando cominciava a parlare, tutti in silenzio guardavano. Sì, perché Augusto quando parlava era un piacere. Non diceva mai cose banali. No, la banalità non faceva parte del suo repertorio. Quindi le canzoni che tu mi hai chiesto prima, casomai il pilota di Rossima, quando la suono tutte le sere, mi riporta a quel momento quando Augusto è arrivato col testo, per dirti. Come si fa in un momento in cui, e qua vorrei chiudere l'intervista, nel momento in cui il successo va bene è facile, ma nel momento in cui non ti vuole nessuno, come si fa a non solo restare esattamente fedeli a ciò che sei stati, che non ha funzionato più, ma avere la forza di andare avanti, perché poi quello è stato il vero successo. Certo, bisogna credere in se stessi, bisogna credere nelle cose che tu fai, e poi la nostra fortuna era che la gente non ci ha mai abbandonato. Certo, non avevamo mica 5.000 persone, molto meno di quelle che abbiamo adesso, però quelle che ci seguivano. Però ce n'erano 1.500, 2.000, 3.000, tutte le sere, quelli c'erano 20 servizi al mese. Sai, anche 30 in un anno. Quindi, voglio dirti, cosa significa tutto questo? Che questo ti dà la forza per andare avanti. Ah, non mi ci vogliono, alla casa speranza non ci vogliono, chi se ne frega? La forza era anche di guardarsi negli occhi fine serata e dire torniamo a dormire a casa. Beh, noi sempre. Perché voi avete fatto delle cose che vi ricordano inumane. E si tornava comunque, si tornava a casa. Sei inumane. Noi dico sempre, no, ma di cosa dici? Quindi il fatto adesso non lo faccio più perché sai, gli anni passano, quindi. Ogni tanto fuori si dorme. Sì, adesso si dorme più spesso fuori che a casa. E vabbè, è normale, c'è chi lo faceva già quando avevano 20 anni, io a 20 anni non lo faccio più. Adesso ha un senso. Adesso ha più senso perché mi devo rispettare. Ah, giusto. Però eravamo così, eravamo sempre sulla strada, on the road, quindi erano anni che non torneranno mai più, però i nomi sono ancora qua, grazie a quel periodo lì. Quel periodo lì è stato fondamentale per la storia dei nomi. 30 anni intensi, fatti bene, e questo ci ha permesso di arrivare al 50 più 1. Beh, senti, io concluderei dicendo quello che ci stavamo dicendo prima, ti aspetto per il record quando batterai Casa Dei. Va bene, perché ora è una mano. Va bene, grazie, facciamo così. Evviva! Grazie a te.